spero di non esserlo, ecco. Ma io ovviamente difendendo la spada tratta, ciò che è stato detto da tutti i miei colleghi, specialmente dal mio collega di comune Michele, quando ha parlato giustamente, molto, in maniera molto appropriata, dell'esempio della Borgogna come esempio da prendere per tutti noi. E perché questo? Parliamo appunto dell'etichetta, come ha detto ora Davide. Un'etichetta, ma come è fatta un'etichetta di un vino della Borgogna? C'è scritto sopra, non c'è scritta. La prima cosa che si vede in un'etichetta di un vino della Borgogna non è il nome del produttore, ma è la zona in cui viene il vino. E se non è una zona, c'è scritto Borgogna, che vuol dire la denominazione generica praticamente, cioè un vino fatto comunque proveniente da vigneti non, diciamo, di prima categoria. Ma i migliori clou ci hanno scritto Echezo, ci hanno scritto Bonmarco, ci hanno scritto Chambertin. Dopo c'è scritto sotto, prodotto, imbottigliato origine, insomma, ovviamente in francese, da la casa con sede a Francesco Chambertin, a Bonne, a Bonne, eccetera, eccetera. E questo è un primo segnale dell'importanza, appunto, che loro danno al territorio. Ed è quello che secondo me manca un pochino a noi, perché noi invece, se si guarda le nostre etichette, quindi abbiamo tantissimi esempi, la prima cosa che si vede è il nome della nostra azienda. Ma questo può anche essere giusto, per l'amor di Dio. Però secondo me un primo passo, senza aspettare che vengano fatte delle leggi, notate bene, io parlo da indipendente, non sono dentro un consorzio, quindi un attimino sono portato a fare quello che mi pare, forse sbaglierò, però io la vedo così. Un primo passo sarebbe scrivere il nostro nome del nostro vino, il nostro tour, eccetera, eccetera, però sotto scriverlo bello grosso, da dove viene. Cioè, mi viene in mente, guarda, vediamo il vino di Sebastiano della Calcinaia. Qui sotto c'è scritto giustamente Chianti Classico. Scrivici lo Chianti Classico greve e Chianti, nostro vino. È una piccola cosa, però già, secondo me, sarebbe un'importanza che noi diamo alla nostra origine, perché è giusto darla nel Chianti Classico, come si è detto finora in tutto questo dibattito, ogni zona del Chianti Classico ha la sua peculiarità, ha il suo territorio. Giustamente, come diceva Giovanni, anche sui uomini che fanno il vino, perché non è detto che tutti la pensiamo alla stessa maniera, anzi ci mancherebbe, ma come ha detto Tommaso, sul minimo comune denominatore, ovviamente deve essere il Sangiovese, secondo me le cose un pochino meglio andrebbero, soprattutto se, come sempre predico, come predicava anche chi mi ha preceduto, ovviamente si desse la massima importanza nella scala di valore dei nostri vini a quello fatto con Sangiovese, secondo me sarebbe un grande servizio al nostro territorio per renderlo ancora più importante e soprattutto riconoscibile. La mia è solamente una modesta proposta, però secondo me è un piccolo passo che tutti, appunto, senza aspettare leggi, disposizioni, si potrebbe fare senza problemi. Noi personalmente lo facciamo da tanto tempo, da quando appunto Novabo decise nel 1984 di uscire dal consorzio del Chianti Classico, ovviamente infischiandosi un pochino di come aveva fatto l'etichetta, infatti poi qualche multa l'abbiamo anche presa, però per tutto questo, diciamo, a fin di bene, il nome era da Chianti, sulla nostra etichetta c'è sempre stato scritto bello grosso, perché si deve sapere che questo vino viene da Chianti, perché chi beve un vino del genere deve sapere che un vino che ha quelle caratteristiche viene da Chianti. Il discorso mi sembra abbastanza semplice. Grazie. Piacerebbe che anche qualcuno dei giornalisti presenti o curatori di guide volesse dire la sua, ti toccherà. No, Guido Ricciarelli, alcuni di voi mi conoscono.